10 e gli altri sono in via di arrivi. Intanto vorrei ringraziare il Vicepresidente della Camera, onorevole Buttiglione, per essere qui presente stamattina. Lo ringraziamo per essere presente, perché poi lui ci deve lasciare perché deve andare a rappresentare la Camera in un'altra manifestazione a Porto San Paolo. E lo ringraziamo perché ci ha consentito di utilizzare questa sala della Camera, ormai è il secondo anno, sta diventando una tradizione questo appuntamento che noi celebriamo sulla giornata mondiale dell'alfabetizzazione decretata dalle Nazioni Unite. Saluto poi il senatore Bevilacqua, che è il nostro relatore, saluto il direttore Ali dell'Università e della Ricerca, che è qui presente con noi. Invito ovviamente il presidente Buttiglione e il senatore Bevilacqua ad accomodarsi da questa parte, perché iniziamo. Ecco, io faccio un brevissimo saluto, tanto per dare l'avvio a questo nostro incontro, e poi i contenuti li specificheranno meglio gli altri. Professore Sacca, buongiorno. E la dottoressa Tantucci, che è presente in sala. Allora, nella celebrazione della giornata mondiale dell'alfabetizzazione dell'anno scorso, abbiamo evidenziato che il mondo ha scelto una etica quando ha voluto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. E questa etica trasfusa nella Dichiarazione ci ha fatto ragionare sul tema comunicare la conoscenza, dando alla conoscenza, così come si forma e si stratifica nella mente umana e nel sentire comune, una valenza oggettiva che avrebbe dovuto essere patrimonio dell'umanità e sua linfa genitiva ed evolutiva. Senza la conoscenza e senza la sua comunicazione, le relazioni umane non sarebbero sviluppate, lasciando l'umanità nell'assoluta disgregazione individuale che l'avrebbe estinta sul nascere. La conoscenza e la sua comunicazione hanno creato il rapporto tra gli individui, che è diventato relazionale e successivamente culturale, e ha creato un contesto di riferimento nel quale riconoscersi condividendo il patrimonio comune. La Dichiarazione dedica ben 3 articoli alla conoscenza e alla comunicazione della conoscenza. L'articolo 22, 26 e 27, soffermandosi specificatamente sull'attività culturale, articolo 22, sulla istruzione, articolo 26, sul diritto alla tutela delle proprie opere, articolo 27. 61 anni dopo, ancora questi principi non sono stati totalmente attuati, specialmente nelle grandi aree dei paesi in via di sviluppo, dove bambini e donne hanno una sorta di cittadinanza limitata. Quindi oggi è opportuno sottolineare l'equazione cultura uguale sviluppo, analfabetismo uguale arretratezza, non solo culturale, ma tukur. Infatti il tema odierno è alfabetizzazione, sviluppo, pace. E ormai convinzione generale e comune che attraverso la comunicazione della conoscenza e più specificatamente l'istruzione, l'umanità progredirebbe più velocemente. Il progresso dell'umanità significa la soluzione dei problemi di vita e di convivenza sociale, anche quando si creano dei flussi migratori alla ricerca di lavoro. Vorrei salutare il professore Saverio Avveduto, che preghiamo di accomodarsi qua, che è il nostro presidente onorario e luce di questa Unione Nazionale per la lotta contro l'analfabetismo. Si può oggi affermare che la comunità indiana in Europa, che è numerosa, ha un impatto relazionale soft con la popolazione europea, perché ha il livello culturale piuttosto elevato, mentre quelle comunità di immigrati a basso livello culturale che si inseriscono nella società europea hanno un rapporto di attrito, nonostante ve ne sia grande bisogno per integrare i lavori a bassa qualificazione professionale. Peraltro il fenomeno è noto da sempre ed è stato sperimentato dai nostri emigrati agli inizi del Novecento e nel periodo tra le due guerre. Inoltre l'andamento dei flussi migratori dipende
finora direttamente dalla capacità dell'offerta occupazionale dei paesi, e tale offerta è stata direttamente proporzionale alla elevazione del tasso di crescita culturale delle popolazioni. Quindi, per trasformare le migrazioni da forzate dal bisogno di sopravvivenza a opportune alla ricerca di confronti culturali, è necessario dare la massima comunicazione alla conoscenza. La comunicazione globale ormai si è affermata e quindi è opportuno che i paesi donatori diano la possibilità ai paesi in via di sviluppo di dotarsi delle strumentazioni necessarie per una rapida diffusione della conoscenza all'interno della quale collocare l'alfabetizzazione. Non più quindi alfabetizzazione sganciata dall'informazione, ma come ambito specifico della stessa. Gli Stati sono consapevolmente responsabili della situazione attuale, mentre le popolazioni ricoprono il ruolo di vittime delle inattività degli Stati. I paesi sviluppati di recente si sono convinti che l'analfabetismo non solo crea scarse relazioni sociali e civili, ma è un costo economico misurato dalla arretratezza dei paesi in via di sviluppo. I paesi in via di sviluppo sono consapevoli solo di recente che l'elevazione del livello culturale medio di un popolo torna a vantaggio dello sviluppo dello stesso e aumenta la legittimazione della presenza dei paesi in crescenti occasioni di decisioni internazionali, arricchendo il multilateralismo. Due giorni fa si è concluso il G20 finanziario a Londra e l'agenda e le priorità sono state dettate dal cosiddetto BRIC, Brasile, Russia, India e Cina. Se il metro di misura è il tasso di sviluppo, allora i leader dell'economia produttiva mondiale sono i paesi che hanno il maggiore tasso di crescita. Senza immaginare il futuribile, oggi la Cina e l'India sono i leaders per il tasso di capacità di sviluppo, mentre i paesi occidentali sono costretti ad una bassa crescita. Naturalmente il valore aggiunto dei traguardi della ricerca del progresso dei paesi occidentali fa la differenza, che potrebbe venire azzerata entro i prossimi 50 anni. Pertanto i paesi in via di sviluppo incominciano a intraprendere la strada dell'istruzione e dovranno perseguirla a tappe forzate, mentre per i paesi a cosiddetta economia matura si impone un'importante svolta verso il long life learning per evitare che l'invecchiamento culturale medio delle popolazioni, che al momento si verifica ogni 10-15 anni, possa accelerare e decrescere a 5-10 anni senza rimedi efficaci. Voglio precisare che il long life learning non è l'aggiornamento della formazione professionale, che è una parte dell'adeguamento culturale, ma è un sistema di sollecitazione all'apprendimento culturale diffuso e generale, come quello che si fa durante gli anni di età scolastica, con l'obiettivo dell'apprendimento delle nuove conoscenze in continua lievitazione. Vorrei infine dire che l'Unione Europea da molto tempo invita i Paesi membri ad attuare il long life learning senza che ci siano successi riscontrabili. Alla luce di tali considerazioni, e rivolgendomi a un consesso con i rappresentanti diplomatici del Mediterraneo e del resto del mondo, mi permetto di invitare tali paesi alla creazione di un foro di consultazione al fine di conoscere reciprocamente i livelli culturali dei paesi che vorranno aderire per organizzare iniziative di sostegno comune. Grazie, questa era un po' la traccia di questo nostro incontro di questa mattina e immediatamente io darei la parola al vicepresidente onorevole Buttiglione per le sue considerazioni e lo ringrazio per essere presente. Prego. Grazie onorevole Gemelli, grazie a tutti voi. Io sono qui per dire la presenza.